è diventata attuale l'esigenza di cercare di comprimere e quindi efficientare la gestione di Schiameta, andando a tagliare quelle che erano le inefficienze, gli sprechi, gli sperperi, eventualmente azioni che erano al limite della legalità, che recentemente abbiamo anche denunciato. Questi costi sono gli stessi costi di conferimento che si riscontravano anche precedentemente all'amministrazione Ferrandino, quando eventualmente il delegato alle società partecipate era Carmine Bernardo. I costi, i costi, i Che costi per cambio di quanto. stile, I dai. costi, aspetta, i costi della manutenzione, aspetta, che ne è finito. I Ciro costi della manutenzione, che oggi eventualmente si lamenta Ciro Ferrandino e va Ferrandino. sottolineando che ci sono i camion che si scassano per strada, sono cose che noi ce ne siamo accorti e che succedevano anche prima, perché se andiamo a vedere lo score dei costi di manutenzione dei camion, sono gli stessi da 15-20 anni a questa parte. Se andiamo a vedere i costi di carburanti che qualcuno sostiene viene rubato, stiamo parlando diciamo pubblicamente, viene rubato, i costi del carburante sono gli stessi da 20 anni a questa parte. E a mio avviso venire ad andare in Consiglio Comunale e dire dobbiamo fare le azioni di responsabilità, dobbiamo fare le azioni di responsabilità contro gli amministratori e poi vediamo che gli amministratori sono di tutti i colori e eventualmente sono anche soggetti che si sono candidati nelle liste insieme a Carmine Bernardo dell'UDC. Ma io dico che le responsabilità sono anche di coloro che hanno avuto la delega alle società partecipate, quindi anche di Carmine Bernardo. La stessa persona che viene in Consiglio Comunale a fare il Savonarola o eventualmente si dibatte per diciamo, la trasparenza dei conti, che fa le denunce alla Corte dei Conti, eccetera, che viene a dire che ci sono stati ricorsi per i livelli e compagnia cantante. Poi capita che lo studio di cui egli è dominus, indiscusso dominus, presenta una diffida al comune di Ischia, o meglio a Ischia Ambiente, nella quale si dice che ci sono alcuni dipendenti all'interno del cimitero, fantasmi. Questo è l'articolo che è uscito sul quotidiano Il Golfo, in cui praticamente c'è lo studio Bernardo che fa una diffida rivolta alla società per far assumere tre dipendenti, di cui questi tre dipendenti, uno è figlio di un dipendente di Ischia Ambiente che nel 2007 è stato candidato nella lista dell'UDC dove il capolista era Carmine Bernardo. Allora, noi personalmente rispetto a questa cosa abbiamo deciso di prendere una posizione chiara e lampante, perché mi sono pure scocciato poi di passare nel paese per quello che non su. Noi siamo per far funzionare la società in maniera efficiente, in maniera lineare e siamo per la privatizzazione. Coloro che invece si strappano i panni d'addosso dicendo che chissà quali imbrogli si vanno a fare dentro agli Schiambetti, in questa sede dobbiamo dimostrare loro da che parte stanno.